dopo le primissime fasi iniziali, al decimo minuto di gioco, un Inesereño che attacca sulla sinistra, Piacentini, il suo cross al centro, stoppa a Zingari, il suo sinistro di prima intenzione, con pallone alto sopra la traversa. Buono l'avvio degli azzurri, premiati al tredicesimo, corner corto, battuto da Magrin, scambio con Zingari, ancora il cross di Magrin ed è bellissima l'incornata di Fabio De Masi che va in rete. Un gran gol per l'ex centrocampista del Rodengo Saiano è al 14esimo. Gli uomini di De Paola vanno a sorpresa in vantaggio, scioccando l'Oginatese, partito davvero a singhiozzo. Un Sereno che però non riesce a dare continuità alla propria manovra offensiva al 28esimo. Sull'ennesimo errore, l'ennesima ingenuità di questa stagione, il lancio di Rossi che passa tra i due centrali difensivi viene letto bene, viene tramutato in rete dal terzino destro Iovene, un sinistro preciso, chirurgico il suo che non lascia scampo a Brambilla e poco meno di mezz'ora di gioco il Seregno si fa subito riagguantare dall'Oginatese, al termine di un primo tempo che poi vede i bianconeri proporsi continuamente in avanti con Donghi ma senza eccessivi pericoli, come nella ripresa al 14° minuto un contropiede sempre dell'Oginatese con Greco, uno dei migliori in campo che da buona posizione spara alle stelle, al 23esimo grande emozione dopo 15 mesi. Il ritorno del principe del gol di Mauro Sebastian Nannini dopo il lunghissimo infortunio, dopo la lunga riabilitazione. Grande emozione per il suo rientro in campo, sarà un'arma fondamentale da qui a fine campionato, ma la mezz'ora, la partita può cambiare perché sul colpo di testa di Valenti, Marte forse devia il pallone con un braccio, anche se le braccia sembrano davvero attaccate al corpo per l'insufficiente robilotta di Sala Costilina. È calcio di rigore, un calcio di rigore che al Seregno frutta anche due ammonizioni per proteste a Capitan Grassi e a Pavesi. Dal dischetto va lo specialista Rossi, la sua battuta però viene intuita dal bravissimo Brambilla, grande parata per lui che intuisce dunque un penalty di fondamentale importanza che avrebbe potuto cambiare l'esito della partita per il Seregno e finisce qui con l'ultima mischia nera di rigore con Brambilla che ancora una volta sventa la minaccia dal triplice fischio di Robilotta e 1-1 fra Oginatese e Seregno, un buon punto in trasferta su un campo molto difficile per gli azzurri che però domenica hanno assolutamente bisogno di tornare al successo al Ferruccio contro il Fiorenzuola. Andiamo a vedere quello che è successo a Fiorenzuola, dove l'Alzanocene ha vinto 2-0, ma dove soprattutto Serafini, che è stato l'autore delle due reti, ha siglato veramente un gol della Madonna, si direbbe così. L'incontro è diretto dall'arbitro, il signor Montanari, che in questo istante dà inizio alle ostilità. Montanari della sezione di Ancona. Palla recuperata ora dal Fiorenzuola, lancio in area, c'è la palla che rimane lì, bravo Speroni a uscire sul centravanti Piccolo. Poi Leone di testa per Buonomi, buon tocco per Serafini che allarga su Spampatti, ha spazio Spampatti, prova la conclusione, Spampatti traversa e poi non riesce a mettere dentro Confalonieri sulla ribattuta. Che occasione questa al tredicesimo, gran tiro di Spampatti. Palla all'indietro, Bovi, lancio in area, attenzione! Tacco di Leoni, poi Confalonieri per Bonomi, colpo di tacco Confalonieri, attenzione, palla gol, Serafini, e il gol di Serafini, bravissimo, ottima azione, tocco valutato di Bonomi, palla filtrante per Serafini che si è presentato tutto solo davanti a Raffetti. Bonomi, tocco in mezzo per Leoni. Lancio di Leoni sulla sinistra per Spampatti. Spampatti! E l'uscita di Raffetti dell'Orco. Ancora una finta, 1-2. Poi c'è un tiro piuttosto debole però bloccato da Speroni. Bonomi sulla sfera. Fate il traversone direttamente in porta ed è costretto Raffetti a deviare la palla in angolo. Bonomi. E qui il traversone di Bonomi per Spampatti. Conclusione al volo di Spampatti.
Blocca a terra Raffetti. Serafini. Ecco il lancio per Confalonieri. Confalonieri supera l'avversario. Confalonieri, conclusione forte, respinta dal portiere. Lancio in profondità. Attenzione, palla gol. La conclusione, poi il tiro. E la palla deviata in angolo, ma che rischio. Allora siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gioco di questo incontro con Spampatti. Serafini prova una conclusione direttamente in porta e c'è il 2-0. Splendida questa punizione di Serafini, veramente, col portiere fuori dai pali.